Inca da 60 anni è sul mercato e si occupa principalmente di lusso. Lusso nel senso di vestire prodotti e fragranze piuttosto che cosmetica, dando il valore percepito del lusso del prodotto, quindi non solo la materia prima, non solo il concetto, le texture e le fragranze che vengono create, ma questi prodotti devono essere inseriti all'interno di un flacone che dia veramente il concetto di lusso percepito a livello ottico immediato di un prodotto, soprattutto lavorando poi sull'alluminio e su altri prodotti che diano comunque questo impatto. Per quanto riguarda questa fiera, c'è una novità in particolare che proponete? Beh, novità sono parecchie, sia a livello di packaging, che comunque riesce a vestire un prodotto in maniera ineccepibile dando questo grande valore aggiunto, ma anche a livello di formulazione cosmetica, perché ogni anno si cercano delle nuove soluzioni sia a livello di texture che a livello di concetti da trasmettere in queste grandi fiere. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche dei vostri prodotti e anche la ricerca, che cosa ci può dire? Ad esempio, come ricerca sul packaging abbiamo fatto questi multisfaccettati che sono molto interessanti e danno una percezione di vestire un prodotto talvolta di grandissima tecnologia, però dando proprio il valore in mano del concetto. Poi quest'anno abbiamo parlato molto di drops e di tecnologia sheer, quindi trasparenza ma impatto colorale al tempo stesso. Per il discorso invece della sostenibilità e bio, come risponde la vostra azienda? Beh, è assolutamente molto attenta a questo tipo di concetto, perché il riciclabile, come ad esempio l'alluminio, con la quale la Inca è leader da anni nel settore, l'alluminio è uno dei pochi elementi totalmente riciclabili e quest'anno è stato presentato un pack integralmente in alluminio per il rossetto, totalmente riciclabile. Il vostro mercato? Il mercato spazia in Italia, perché comunque l'azienda è made in Italy e produce tutto in Italia, però visto che il made in Italy è tanto amato e apprezzato in tutto il mondo, ci sono anche tanti clienti stranieri che si affidano alla nostra tecnica, alla nostra tecnologia.